Hanno raccolto veramente cavi elettrici, reti da pesca abbandonate che sono arrivate comunque in spiaggia. Quindi fare loro un percorso di questo genere che li sensibilizza, soprattutto loro che fanno una professione legata al mare, che è alla pesca, vivere il mare nella navigazione, vedere le spiagge in queste condizioni, sicuramente una cosa molto importante che li tocca molto da vicino e possono anche trasmettere ad altri fuori dal loro habitat scolastico questa esperienza, nella speranza appunto di evitare di trovare quanto quotidianamente con questa attività Mare Vivo, che ci segue ormai da tanti anni, sono costretti a vedere. Ciò che facciamo di importante è che lo facciamo insieme ai giovani, perché vogliamo trasmettere a loro un messaggio, diciamo, di responsabilità e di rispetto con un impegno personale con l'ascesa in campo. Io credo che oggi, al di là di ciò che, delle informazioni che prima avevano, questa giornata fatta qui sulla spiaggia, la constatazione di quello che si trova, abbiamo trovato i rifiuti in maniera incredibile ed è scoraggiante ritrovarli sempre. Così, questo progetto è un progetto destinato ai nautici. Si chiama Nautici in Blu e lo facciamo in 18 nautici italiani. In Sicilia abbiamo coinvolto 7 istituti ed è da 15 giorni che siamo praticamente impegnate su tutte le spiagge siciliane con i ragazzi degli istituti che hanno aderito al progetto a raccogliere i rifiuti. Ovunque il degrado praticamente è rappresentato in diverse forme. Oggi qui, praticamente vicino alla città, ci rendiamo ancora conto che il cammino è lungo verso, diciamo, una responsabilità civica e speriamo che questi ragazzi possano darci una mano a far cambiare le cose. È molto importante quello che hanno fatto i ragazzi oggi, ovviamente nella più ampia visione del rispetto della tutela dell'ambiente. È noto che la tutela ambientale è uno dei compiti fondamentali della Guardia Costiera, quindi a noi sta molto a cuore questa attività, tant'è che la nostra collaborazione con le associazioni ambientaliste è sempre forte. E non ultima un protocollo nazionale firmato proprio con Mare Vivo a livello appunto nazionale tra il Comando Generale e Mare Vivo sancisce proprio questa nostra attenzione verso l'ambiente. Quello che hanno fatto i ragazzi oggi è importantissimo. Cominciano a prendere consapevolezza di quello che può provocare l'inquinamento nel loro ambiente, non solo l'ambiente visto dal punto di vista, come dire, del godimento privato, ma è fondamentale capire che il mare, soprattutto per loro che sono i nuovi utenti, coloro che lavoreranno per mare, è una risorsa che deve essere a tutti i costi tutelata.